lo sapete che quando vedete questo tavolon vuol dire creazione. Oggi voglio provare a fare gli stickers senza carta da stickers. Ho visto vari video su questa cosa, certi che io sono proprio scettica, quindi neanche ci provo a farli. Invece questo, che tipo quando ho finito di vedere ho detto vabbè, ma mi sta più per i fondi, cioè nel senso, no? È una cosa proprio fai da te. Quindi volevo provare a fare perché è una cazzatina, io mi diverto a fare le cose divertenti, quindi eccomi qua. Iniziamo subitissimo. Ci serve prima di tutto un foglio di carta normale, perché questo è un tutorial per farlo senza carta fatta apposta per gli stickers, ragazzi. Per i poracci come noi che non capiscono dove si piega quella carta. No, vabbè, sicuramente su Amazon da qualche parte la troverò, però insomma, una cosa proprio fai da te che adesso anche voi mentre guardate questo video potete fare. Ho visto in questi video che la gente cerca tipo immagini per fare stickers e prende tipo il cagnolino, il fiorellino e la frase Tumblr, che tra l'altro non va più di moda Tumblr, ma adesso tutti dicono Tumblr, vabbè. Praticamente prendevano queste immagini già fatte e ci facevano gli stickers. Noi, visto che siamo più artistici, più caserecci, lo disegniamo noi, e per questo che ho un foglio. Quindi iniziamo con il disegnare ciò che vogliamo, i nostri disegni, ciò che diciamo questo sarà il mio stickers, ragazzi. Giro le mani dal mio stickero. Wow, com'è bianco questo foglio. Prendiamo i pennarelli. Cosa vogliamo disegnare? Cosa disegniamo? Non lo so. Prima di tutto direi di fare un gattino. A chi non piacciono i gattini, quindi due occhi. Micio miao. Diamogli un po' di color. E questo è il nostro gattino. Adesso, boh, un alieno, dai. Lo ricopio dalle unghie. Ma, un po' orrendo. Un serpente, dai. Poi magari un signore che gli va a fuoco la testa. Perché l'ho fatto così attaccato a quell'altro? Perché sono scema. Facciamogli il naso però. Cos'altro vorremmo avere sempre con noi? Fammi spessire un po' ste linee. Dio, che starnuto. Non lo so, raga, che altro disegno? Il blocco dell'artista. Il blocco della bellissima. Beh, potrei far mio. Mi faccio io allora. Vedete, Lily non ha il naso così piccolo. Sentite, fatemi sognare. Fatemi sognare. Non ho neanche il caschetto così peso, è per questo. L'arte è bella perché potete esprimere appieno la vostra creatività senza essere giudicati da nessuno. Eppure voi mi state giudicando, ragazzi. Siete dei giudiconi. Dai, scherzo. Devo sempre guardare i capelli per capire da che metà è il colore. Quindi a destra. No, mi sono fatta tipo una lacrima verde perché mi ha volato il colore. Bene, bene. No, male, molto male. Adesso potrei fare una pianta. Cioè dovremmo sperimentare anche varie dimensioni, no? Certo, se avessi avuto una stampante sarebbe stato più semplice. Ecco, l'ho detto, ragazzi, l'ho detto. Potevo fare tutto sull'iPad. Poi in realtà una stampante ce l'ho, però non l'ho mai fissata. Cioè me l'ha venduto il mio capo a 20 euro. Pensavo di aver fatto un affare. Cioè in realtà ho fatto un affare, però non l'ho mai tipo installata, collegata. Quindi sì, poteva essere l'occasione per usarla. E invece sono qui con il cartaceo. Chi è che nel 2019 usa ancora la carta?
certa, Lilli Meraviglia. Sei una sprecona! Una sprecona! Già lo vedo nei commenti. Sei una sprecona! Non si usa la paper! Solo la casa dei papel! Non hai mai visto la casa dei papel! Ma tu sei matta! Sei matta! Raga, non mi piace, che vedevo di? Non mi ispira, non mi ispira. Da quando è uscita la casa di carta che tutti mi dicono: ma lo sai che mi pari troppo Nairobi da casa di carta? Che io non ho mai visto, la sono andata a cercare. E raga, non è vero, non è vero. Smettetela, come che quando dite che sembro la Letizietto. Non è vero, smettetela. Dai, famone altri due e ci siamo. Che faccio, che faccio, che faccio? Una scolopendrina coloratina. Famo ste zampine, famo le zampine, ragazzi insieme, famo le zampine, famo le zampine. Oh yes, oh yes, oh oh, oh yes, oh yes, ridillo, ridillo, famo le zampe. Una nota di rosa! Datemi un do, datemi un la, datemi un... Ma che vuoi? Ma che vuoi? Volevo solo una nota. La luna Lilli Meraviglia rompe. Raga, io lì ciò prendevo sempre le note, uffa. Voi le prendevate le note, le prendete? Quando riniziate la scuola, tra un po' ricominciate ad andare sotto i bancherelli a dire prof, a dire no i compiti, a dire uffa domani c'è la verifica. Già ragazzi, ma sappiate che serve per la vostra formazione. Un giorno sarete uomini o donne in carriera, come me. Guardate, ultima cosa. Magari potrebbe essere una cosa del genere. Ok, penso che abbiamo i nostri stickerelli. Questi saranno i nostri design. Ci ho messo un quarto d'ora per fare sti due cosetti, ma insomma il mondo è bello perché è litigarello. Prendiamo le nostre care forbici, che vi ricordate sono quelle che ho comprato, e dobbiamo ritagliarli proprio come se fossero degli stickers, quindi lasciando tipo un bordino bianco. Perché mi sono complicata la vita a fare ste zampettine bellissime, ma ragazzi, cioè, veramente terribili. Non funziona, impazzisco, senza di te io non resisto. Ragazzi, a breve il video, state molto tuned. Ho cambiato forbici, queste sono decisamente più comode. Forse perché le altre erano per i bambini. Oh, me sto a rompere qua, taglia tutte ste cose. Beh dai, sembrano già degli stickers, no? Della stone serpentone. Ho finito. Guardate che carini, già mi piacciono. Adesso ragazzi, ci serve della carta forno. Mettiamoceli sopra. E voi direte: ti devi infornare? Se anche fosse, non ho un forno. E adesso tirerò fuori una cosa che voi direte: ah, cioè io aspetto tutta sta cosa per questo. Ed è quello che ho pensato anch'io. Però insomma volevo condividere con voi e volevo appunto provare. Prendiamo dello scotch largo. È molto largo questo scotch, cioè non è uno scotch normale, che si chiama Axdon. E io gli chiedo: ma che stai lì? Mazza quanto puzza. Ne prendiamo un pezzo e lo andiamo ad appoggiare sopra il nostro stickers, in questo modo. Vedete che adesso è attaccato alla carta. Lo facciamo con tutti. Se come vedete lo scotch non ricopre tutto l'adesivo, comunque parzialmente, fatelo in due step. Quindi ne mettete prima uno e poi un altro, così, capito? Dai Alaska, i miei ragazzi non vedono niente così. Adesso dobbiamo tagliare di nuovo. Tagliamo con tutta la carta ovviamente. E praticamente dobbiamo lasciare un bordino trasparente. Alaska. Sì raga, ma mentre sta già staccata però, puoi staccarti così. Aspetta un attimo, fammi finire il video. E questi sono i nostri stickers. Beh, visti così sono molto carini. Proviamoli
su varie cose. Ho riempito questa pagina di nastro isolante, quale ci mettiamo qua? Più che altro, cioè, certi sono già mezzi staccati, insomma, tipo questo, quindi direi di attaccarlo subito. Così, voilà, vedete un bellissimo stickers, il concetto dello stickers. Prendiamo la mia borraccia, quale ci mettiamo? L'alieno, dai. Wow. Poi magari sul mio armadio. Wow. Stupendo, stupendo. Insomma, potete dare sfogo alla vostra fantasia. È una cosa che, cioè, ma non basta mettere dello scotch su qualsiasi cosa. Sì, il concetto più o meno è quello, però alla fine dai, è carino. Caro diario, oggi ho fatto gli stickers, mi sono divertita tanto. Potete personalizzare le vostre cose, stupire i vostri amici, tipo wow, ma quello sticker è pazzesco. Lo so, teso, l'ho fatto io, adoro. E quindi niente, questo era tutto. Fatemi sapere se siete stupiti o solo stupidi. Molto semplice, come vedete, quindi potete creare tutti gli stickers che volete, personalizzare le vostre cose. Sono pure impermeabili, ragazzi, impermeabili. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao.